Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Eccoci qui oggi con Recycling Center Simulator. Iniziamo un primo episodio, andiamo con nuova partita. Ed eccoci qua ragazzi. Dunque, allora andiamo fuori e troviamo la macchina impallata e prepariamola. Perfetto. Dunque, questa qui. Che facciamo? Costruisci, però la voglio mettere qui. Io ragazzi ci ho già giocato per quanto una mezz'oretta. Giusto per cercare di capire come funziona il gioco. E devo dire molto interessante, ragazzi, molto 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 interessante. Dunque, allora, per raccogliere i rottami, apri il tuo computer. Trattative di rottame, adatta e negozia. Dunque, allora, trattative. Allora, questo qui. Tyla Walker. Peso stimato dei rifiuti 50 kg. Allora abbiamo plastica, carta, legno, vetro e metallo a fare. Dunque, allora vediamo un po': 120 mi sembrano un po' pochi. Possiamo vedere di fare 200 dollari. Ok, allora abbiamo un accordo, perfetto. Allora, meno 200 dollari, quindi me li scala a me. Saliamo sul nostro furgoncino e andiamo a lavorare. Allora, viaggia, vai qui. Perfetto. Dunque, allora, vediamo un po'. Iniziamo a recuperare tutti quanti i rottami. Qui apriamo, prendi, vai così. Perfetto. Dunque, recupera pure questo. Allora, abbiamo un sacco di sporcizia. Bene. Allora, delle sedie, dei vasi. Allora, io direi di iniziare a raccogliere prima la roba piccola e poi dopo prendere quella un pochettino più grossa. Ecco così, roba piccola, sempre e comunque. Allora, questo qui è pieno, andiamolo a gettare. Allora, lascia qui, vai, butta. Dunque, allora, vediamo un po'. Recupera anche questi qui. Perfetto. Sì, come detto ragazzi, facciamo prima la parte. No, facciamo prima quella piccola. Quindi raccogliamo prima la spazzatura piccola e poi dopo quella grossa. Vabbè, lascialo qua direttamente. Lascia pure questo qua. Ma sì, dai, facciamo così. No, fare direttamente così. Perché sennò poi se me li devo prendere e riportare su il camion, poi perdo un bel po' di tempo, quindi no. Recupera, butta, vabbè, va bene così. Sì, va bene così. Vai, butta lì, butta lì, butta lì. Ole, perfetto. Recupera tutta la roba piccolina. Perfetto, allora credo che roba piccolina non ce ne sia più, è rimasta solamente quella un po' più grande, tipo come questa. Vai, vai, inizia a buttare giù, vai, butta anche questo. A posto ragazzi, dunque allora, completamento aria 100%, chiudi, sali sul furgoncino e ritorniamo alla fabbrica. Dunque allora, qui adesso dobbiamo smistare tutta quanta la roba, quindi se io me la metto qui, vai, butta tutto. A posto, perfetto. Dunque saliamo sopra, avvia la macchina. Allora, mo qua dobbiamo praticamente selezionare vetro, carta, plastica e legno. Tanto non vi preoccupate perché comunque non cade per terra, vedete che si ferma. Ma forse molto probabilmente, ragazzi,
ci avrete giocato anche voi. Perché non so proprio da quanto tempo sia uscito questo gioco. Credo forse da un pochettino di tempo. Naturalmente credo che forse stiamo parlando anche di questo mese. Molto probabilmente sì. E meno male soltanto che resta qui vicino. Nel senso che non casca a terra, poi dopo non devi riprenderla per nessun motivo al mondo da terra e ributtarla su. Come detto, forse molto probabilmente dovrebbe essere uscito da qualche giorno sto gioco. Però devo dire che è molto, molto interessante. Credo che forse magari si potrebbero fare dei buoni soldi. Anche perché comunque poi dopo alla fine possiamo anche quantomeno recuperare tutta quanta la spazzatura. E allora, successo 98%, ok. E quindi credo che ci potremmo fare anche un bel po' di soldi. Adesso non lo so, vediamo un po'. Allora, prendi la scatola di rifiuti ordinati. Carta. E gettali all'ingresso della macchina corretta. Allora, questa qui è carta. Noi andiamo qui. Allora, macchine, poi abbiamo magazzino e cos'altro? Ah no, forse questo qui solamente per smistare, mentre qui invece abbiamo le macchine. Ok, allora vai qua, perfetto, butta tutto. Avvia. Allora, qui carta pressata, la prendo e la sposto. No, aspetta, non due. Una, la sposto e avvio. E qui, in tal caso, mi esce il rotolone. Rotolone regina, perfetto. Allora, portiamo le altre scatole dei rifiuti. Ho ordinato lo stoccaggio mentre la tua macchina produce. Vabbè, tanto comunque già abbiamo prodotto. Allora, queste qua all'inizio non avevo capito. Qui praticamente se mi fa prendere tutte quante queste scatole è perché comunque noi possiamo comprare altri macchinari. Per poi dopo appressare praticamente vetro, legno, metallo, carta, plastica e qualche altra cosa che non mi ricordo. E quindi portandole qua noi le possiamo comunque sia andare a pressare con le macchine che in futuro andremo a comprare. Allora, porta tutto quanto qui. Perfetto. Allora, prendi un pallet dalla pila di... ok. Di uscita della macchina, quindi prendo uno di questo e io lo metto naturalmente qua, però questa qui va posizionata qua sopra, quindi pallet di prodotti ne abbiamo semplicemente una. Adesso questa qui, no, aspetta, questa qui adesso con il trans pallet e la porto direttamente qui al magazzino, perché comunque deve risultare che deve stare al magazzino e poi dopo possiamo andare direttamente a venderla. Allora, andiamo qui al mercato, vai. Allora, mercato, vediamo un po'. Abbiamo carta pressata, eccola qua. Allora, vedete che questo qua verde praticamente ci paga. Quindi vendi, perfetto. Per soddisfare gli ordini di alto valore, apri il computer, clicca il pulsante contratti per trovare le richieste di clienti e per i materiali riciclati. Ok, va bene. Questo qui, come detto, legno, vetro, metallo, plastica e carta. Dunque, allora, vediamo un attimino quello che ci chiede. Però, abbiamo soltanto un... Vabbè, questo qua è per fare ste robe. Allora, i contratti praticamente sono questi qua. Quindi c'è plastica e c'è questo qua. Quindi, a fare, vediamo un po'. Richiediamo un servizio di consegna tempestivo. Offerta è 90. Se facciamo invece 100. Concordiamo con 100. Si prega di iniziare il processo di consegna. Va bene. Quindi allora io accetto e mi danno più 500 dollari. Allora, quindi qua dobbiamo prendere praticamente 10 di carta pressata e consegnarla direttamente lì. Allora, comprare e costruire nuove macchine. Allora, qui abbiamo il negozio. Allora,
Abbiamo praticamente questa qui per la carta, a noi serve plastica, legno, vetro e metallo. Però vedete un po' quanto cavolo costano. Allora, vediamo un po', facciamo plastica al momento, quindi compra. Facciamo questa qui per il momento. La vado a prendere. Ale, quindi faccio costruisci, me la giro un attimo. La vado ad affiancare direttamente qui. Perfetto, apri il tuo computer, assumi un lavoratore di smistamento. Allora, staff, vediamo un po', età 24, 15, velocità di cernita 20 secondi, raccoglitore rifiuti assistente. Allora, vediamo un po', dobbiamo assumerlo per forza. Ah, ok, quindi allora i lavoratori di cernita scaricheranno il tuo camion per te e puoi anche fargli fare la cernita per te, quindi allora possono andare praticamente a mettere le loro manine sante nella spazzatura. Va bene, perfetto. Puoi andare a letto a dormire, quindi il letto nostro è qua sopra. Buonanotte a tutti, a domani. Allora, giorno 1, quindi spese 1800, vabbè, giorno successivo, vai. Ok, perfetto. Dunque, allora ragazzi, come detto, abbiamo da fare questo lavoro qui. Quindi noi che facciamo? Andiamo a vedere qui un altro trattamento di rottame. Allora, vediamo un po'. 74, 97, 105, 117. Allora, vediamo un po', ragazzi, facciamo questo qui. Carta, no, carta però 5% no, perché me ne serve un bel po'. Carta 5%, 12%, 37%, però 97 magari possiamo arrivare pure a 150, vediamo un po'. Però 150 ce li scala a noi. Concordato, perfetto, quindi 150, però sti 150 ce li scala praticamente a noi. E quello è il problema, non è una cosa buona questa qui, che a noi ci deve togliere praticamente sti 150 euro. Vabbè, comunque lascia fare, mo vabbè, ma è butta. Tanto, come detto, quello che serve a noi in questo caso è solamente carta. Poi magari, se riusciamo a trovare dall'altro, buon per noi, eh. Allora, per adesso i sacchetti li posso pure lasciare fuori, tanto non è un problema. Facciamoci un giro dall'esterno, vediamo un po' che cosa c'è. Dunque, l'esterno è pulito. Ora entriamo dentro e c'è il panico, ecco, appunto. C'è il panico ovunque. Allora, la roba un pochettino più grossa la lasciamo per dopo. Vabbè, questo qui mo ce l'abbiamo in mano, buttalo via. Questo qua anche. Ok, vabbè, tanto ormai ho capito, ci siamo. Lascia tutto quanto qua, perfetto. Allora, forse molto probabilmente andava bene l'altro contratto. Oddio, non lo so, perché c'è veramente poca roba. Cioè, quindi praticamente mi hanno preso in giro. Mi hanno preso praticamente in giro. Ah no, aspettate, c'è ancora dell'altro. Ah sì, c'è questo qua a fianco. Ok. E no, non pensavo che c'era pure questo qua al lato. Pensavo che fosse solamente uno, ma intanto no. Allora, aspetta. Mo stiamo un po' attenti perché molto probabilmente ci sarà dell'altro. Recupera. Allora, qua niente. Credo che ci dovrebbero essere delle altre porte. O no? Solamente questa. Allora, abbiamo del legno. Però, sto legno, dove sta? Allora, il legno non riesco a trovarlo. Forse di qua? No. Allora, di qua non c'è niente, ragazzi. Perché mi dice che c'è del legno, ma non riesco a trovarlo? Ci manca un pochettino di legno, però io non riesco a trovarlo. Legno, ah, eccolo qua, brutto maleducato. Ancora? C'è ancora dell'altro legno in giro? Sì.
c'è ancora dell'altro legno in giro. Allora, aspetta. No, no. Allora, questi qua in pratica non puoi lasciare il sacco, vabbè. Quelle lì sono praticamente delle lettere, ma non me le fa prendere. Ritorniamo qui e diamo un'altra ricontrollata. Allora, non riesco a trovare questo legno, dov'è che si possa nascondere sto brutto birbantello. Questo legno birbantello. Allora, com'è che faccio per vedere in prospettiva? Nel senso i rifiuti. Vabbè, che tanto comunque me li segna lui. E mamma mia, ammazza è schifo sto bagno. Peggio del bagno di quelli che hanno avuto una vita molto dura. Allora, ragazzi, non riesco a trovare l'altro legno perché è praticamente 98%. Quindi, che ne so se andiamo via così. Aspetta, forse magari da qua. Non vedo niente da fuori qui, ragazzi. Eppure mi dice che c'è dell'altro legno da gettare, o meglio da raccogliere. Vabbè, se che c'è, ragazzi, damose. Ritorniamocene e basta. Vai, vai, ritorna in fabbrica, va. Eh sì, ragazzi, non ho capito perché. Cioè, ma mo ti devo aprire pure le cose qui, ti devo aprire. Brutto maleducato. Sei giovane, però te devi da muove. Se deve muove, però, eh. Allora, qui abbiamo carta e questa qui è per plastica. Allora, vediamo un po'. Ok, vediamo un po', facciamo anche la plastica. Vabbè, che tanto comunque possiamo mettere o il pallet sotto oppure. Vabbè, ma ormai il pallet. Anzi, no, aspetta. Se facciamo così, lo voglio mettere più o meno sotto. Come faccio? Così, quindi credo che mi dovrebbe cadere direttamente qui sulla pedana. Vabbè. Poi mettiamo uno qua per la carta, però mi sa che è un po' troppo vicino. Molto, eh sì. Vabbè, che tanto comunque questo qui sai che cosa? Si dovrebbe fare con il transpallet. Dunque, allora, scusi giovane. Allora, parla, smista, rifiuta. Vediamo un po' se ha capito. Ok, allora, dato che ha capito, quindi facciamo così. Andiamo a prendere dall'altra carta e plastica. Allora, vetro, plastica e carta. Tanto comunque là sotto lì ne abbiamo ancora. Vai, butta. Tanto io posso pure andare perché comunque quello lì svanisce così. Questo qui è carta, perfetto. Però noi abbiamo bisogno di 10 di carta. Che quello è il problema, sapete? Perché, boh, non lo so. Vabbè, comunque. Famo altra plastica. Vediamo un po' se cade qui. Dovrebbe cadere. Ok, va bene. Mentre invece qua. Ah, cavolo, mi sa tanto che li ho messi un po' troppo vicini. Vabbè, non fa niente. L'importante è che si passa. L'importante è che comunque si passa. Perfetto, allora vediamo un po'. Questi qua, mo, naturalmente, ragazzi, vanno tolti di qua. Quindi che faccio? Metto la pedana qui. Piglio il transpallet. Mi vado a fare un bel giretto. E mi devo recuperare questi qui. Sì, me li devo recuperare e mettere qua sopra e farli stare qui. Perché comunque non abbiamo altro da fare. No, non così. Anche perché io comunque all'inizio non avevo capito che dovevo smistare la roba e mettere sulle pedane quello che usciva dalle macchine. Sì, perché pensavo che fosse questo qui, quello da mettere sulle pedane e così via. Vabbè, comunque, ragazzi, lascia qui. Dunque, allora vediamo un po'. È 1 di 10, però 1 di 10
Non è tanto buono. Allora, banca, mercato. Allora, aspettate. Possiamo vendere la plastica, che ne abbiamo praticamente due. Sì, ne abbiamo praticamente due di plastica. Allora, per i contratti. Scusa, noi non ci avevamo questo qui? Ma come faccio io però a portare sta carta? Forse molto probabilmente dovrei metterla su qualche cosa? Fabbrica? Hai capito? Guarda qua, fase 111, parcheggio, magazzino. Vabbè, la banca. Che famo? Richiediamo un prestito? 9 giorni, giornaliero 3,90. Ma sì, compra 3.000 dollari. Dai, perfetto. Ci abbiamo 3.000 dollari, però trattative. Aspetta. Ah, no, è vero, è vero, è vero. Sì, scusate. No, facciamo così, ragazzi. Vediamo un po' di fare così. Allora, vediamo un po'. Prendiamo contratto. Negozio, allora quella per il legno, quella per il vetro e quella per il metallo. Abbiamo finito praticamente i soldi, ma va bene così. Vediamo un po', almeno così cerchiamo anche di sistemarci noi altri. Allora, questa me la lasci qui, forse evidentemente. Questa qui me la lasci qui. Oddio, è un po' troppo piccolo come che cos'è? Con le macchine. Sì, è un po' troppo piccolo, però vabbè, non fa niente, eh. Allora, qui in mezzo ci va? Sì. Perfetto. Dunque, allora vetro, vediamo un po'. Abbiamo del vetro, che è questa. Perfetto. Poi abbiamo il legno, che dovrebbe essere questa qui, non è vero. Aspetta, è questa. Legno. Poi abbiamo il metallo. Aspetta, che è questa. E naturalmente abbiamo anche gli altri qui. Perché? Se noi siamo. No, perché se noi siamo abbastanza furbi. Se noi siamo abbastanza furbi e portiamo tutta quanta questa roba qui. Perfetto. Allora, vai di vetro. Ok. Metalli. Che erano questa qui. E legno, che è questa qui. Perché se noi ragazzi, come detto, ci facciamo molto furbi, vedete che noi, cioè, ci facciamo un bel po' di soldi qui, eh. Mo non vorrei dire, ma secondo me ci facciamo un bel po' di soldi, ragazzi. Allora esci, vediamo un po'. Se noi ad esempio facciamo vetro 1, perfetto. Però naturalmente me lo metti qui. Dopodiché legno, avvia. Metallo pressato, avvia. Plastica, no, plastica. Ah sì, c'è, perfetto. E la carta mi sa che non c'è. Oh, c'è. Scusa, abbiamo 1,0 kg di carta. Scusa, ma seriamente? Cioè, quindi allora, in pratica non abbiamo solamente quindi uno e vai, uno e vai, uno e vai. Nel senso che ne tieni uno, poi dopo ritorni da un'altra parte per fare altra cosa e ritorni carico di. Anzi, aspettate, facciamo così, facciamo uno, uno e uno. Vediamo un po' quanta.
quanta carta possiamo mettere l'uno sull'altro. Ah, vabbè, dai, a posto. Aridaglie. Allora, sono 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, giusto? Quindi sono praticamente 10 di carta. Dovrebbe essere così. Arrivati a sto punto, no? Giusto? Quindi sono 2, 4, 6, 8, 10. Eh sì, perché sono 2, 4, 6, 8, 10, sì. Quindi, se io mo... vabbè, però mo quel cavolo non riesco nemmeno a passare, aspetta. Me la piazzi qua. No, però non tanto vicino qua. Magari un pochettino più dietro, se puoi. Ok. Allora, questo qui è quello lì del legno. Quindi, se io mo prendo un altro pallet e me lo metto qui, prendo questo qui, me lo carico e me lo piazzo qui sotto. Tieni premuto, resetta rotazione. No, vabbè, tieni premuto. Per la rotazione, no. Allora, aspetta, mi sa che me ne manca una soltanto per fare, o meglio, per il metallo. Allora, aspetta, lascia qui, prendi qui. Cioè, quindi noi in poche parole abbiamo un bel po' di questa roba, no? Quindi sono 3, 6, 9. Ah, ecco qua, mannaggia. Parti di vetro, 19, 18, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sì. Ok, sì. Va bene, va bene. Ok. Sì, adesso è tutto quanto più chiaro. Però, carta pressata, 0 di 10. Io mo, tutta quanta questa carta pressata... Naturalmente io mo che faccio? La prendo e la dovrei portare qui al magazzino, giusto? Fatemi capire. Allora, se io mo la porto al magazzino, se io la lascio al magazzino, dovrei comunque riuscire a venderla. Allora, se io mo la lascio qui, per esempio... E vado qui. Allora, vediamo un po' i contratti. Ah, ecco, guarda qua con sé. Madonna mia, ma 100 dollari mi dà. Guadagna punti reputazione consegnando. Consegnando, giusto, contratti in anticipo. Ah, ok. Mentre invece. Scusate, perché noi dobbiamo vendere la roba per veramente pochi soldi? Possiamo comunque fare tutta quanta questa roba per un bel po' di tempo, no? Perché noi comunque abbiamo lo stoccaggio e possiamo comunque stoccare la roba, no? O no? Giusto? Quello che dico? Dovrebbe essere giusto. Dunque, allora vediamo un po'. 20 kg, facciamo 3 kg. Ah sì, vai, famo 3 kg, 3 kg ciascuno. Qua abbiamo 12 kg. Vai, continua, pressa. Almeno così abbiamo un bel po' di roba, no? Vai, avvia. Ok, visto? Che così è molto... Dovrebbe essere... un pochettino più semplice in questo modo. Cioè, guardate qua, ragazzi. Che cos'è? Ok, distribuzione a catena, come se non ci fosse un domani. Vai così. Stiamo a posto. Questo qua di legno pure. Stiamo a posto. Che cosa gira più? Nient'altro? No, nient'altro. Cioè, guardate un po', ragazzi, cioè, è abbastanza buono così, no? Voi che dite? Secondo me sì. Vabbè, a parte il fatto che mo comunque non
non si possono neanche più mettere là davanti. Cioè, quindi se io mo mi parcheggio qui con questo, anzi forse 15 di 30, però se noi magari spostiamo questo qui un pochettino più dietro, magari potrebbe andare meglio. Vabbè, comunque non ci preoccupiamo perché noi in tal caso possiamo anche prendere un altro tipo di contratto, già tipo come ad esempio la plastica. No, e non posso? Perché? Ah no, in attesa abbiamo 24-30. Oppure 48, 48 di cosa? Di carta. Prezzo mercato 2,88. Allora, accettato niente. Qua abbiamo plastica. Quindi abbiamo magazzino 0, magazzino 0. Quindi in questo caso, se noi produciamo, produciamo, produciamo e produciamo, naturalmente noi che facciamo? Prendiamo tutta quanta la roba e la stocchiamo dentro il nostro bellissimo magazzino, no? Allora, così secondo me si potrebbe pure fare, no? Tanto sole 9, credo che sti lavori, insomma, non c'è neanche quantomeno un orario, perché comunque ragazzi, credetemi che sto lavoro l'ho fatto pure io, però non questo qui di andare a fare queste cose qua, ma solamente allo smistamento di spazzatura, e vi sto parlando di dalle 5 la mattina, è una fabbrica comunque, dalle 5 la mattina alle 4 il pomeriggio, 4 e mezza, 5 il pomeriggio, e credetemi ragazzi che è un lavoro veramente stressante, credetemi ragazzi perché è così, fare questo tipo di lavoro purtroppo non è che dico che sia noioso, anzi assolutamente no, e il fatto è che comunque te devi alzare alle 5 di mattina per essere alle 5 e mezza in fabbrica e poi dopo naturalmente aspettare che arrivano i camion con spazzatura, ti devi mettere lì, selezionarla e poi dopo farla arrivare ai nastri per smistare, quindi tra plastica come qui in pratica, quindi tra plastica, cartone, carta, vetro, metallo, insomma praticamente di tutto. Allora, se io mo queste qui le lascio qui, però noi naturalmente le prendiamo e le mettiamo qui vicino, però non troppo attaccate, magari anche così, in modo che naturalmente posso cercare comunque di, perché adesso non mi ricordo lì all'altro contratto che cos'è che mi diceva, se magari gli serviva qualche cosa, o meglio che cosa gli serviva, perché già non mi ricordo più, onesto, già non mi ricordo più, però potevano fare un tasto per uscire e rientrare dalla Transpallet. Già non lo so, magari un tasto con la E, magari entri con la E ed esci con la E. Ok, perfetto. Allora, vediamo un po', ragazzi. Facciamo tutto quello che possiamo fare. Dunque, allora sono 3 spegni, 3,1 kg. Vabbè, vai, 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 non ti preoccupare. Tanto poi dopo, comunque, ragazzi, alla fine cerchiamo anche di risistemare meglio ste macchine. Io mo praticamente le ho messe un pochettino così a vanfera, però vediamo un po' poi dopo alla fine come possiamo meglio organizzarci. Ok. Ah sì, perché naturalmente è finito. No, è niente, oh. Cioè, ma vi pare una cosa normale a voi? Vi pare una cosa normale a voi? Che sto lurido fetente se deve comportare così? Cioè, non lo so io. Ma scusate, ma che è? Vai, butta via. Ok, allora qui molto probabilmente non abbiamo più nulla. O meglio, sarà finito praticamente tutto. Allora, parti di vetro a 0,1
grammo, quindi servono praticamente. Vabbè, ho capito, va bene, ottimo, perfetto. Quanto ne possiamo fare ancora di metallo? Metallo anche zero, nulla. E niente, ma questo qua perché? Ma perché cacchio si spostano? No. Niente, ragazzi, mi sa tanto che le dovrò sistemare un attimo, ste robe qua, eh. Eh sì, le dovrò sistemare un attimo, anche perché comunque, cioè, non si mantengono belle sistemate, eh? Forse magari se mantengono un pochettino più in qua. Vabbè, comunque lascia fare. Va bene, dai ragazzi, allora io direi che per questo primo episodio della serie di Recycling Center Simulator è tutto. Mi raccomando, fatemi sapere anche la vostra qui sotto qui nei commenti di cosa ne pensate. E mi raccomando, ragazzi, like, condividete, iscrivetevi, attivate la campanellina, condividete il video e noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi! Thank you.